Buonasera, benvenuti a Gingiterlago. Io sono Sonia. E io sono Chiara. Oggi abbiamo in studio alcuni dei membri del gruppo giovani di Terlago. Special guest. E ve li presentiamo. Eccoli qua. Il primo è Gabriele. Il secondo è Andrea, detto la balena. E per finire Diego. Ora le attività svolte nell'estate 2015. Le letture, biofattoria, il torneo di beach volley e giocompiti. A voi i servizi! Ciao a tutti, grazie del collegamento Sonia. Nella giornata dell'1 agosto 2015 il gruppo giovani di Terlago ha organizzato un torneo di beach volley che si è tenuto nel parco in località Braidon. A questo torneo hanno partecipato ben 8 squadre provenienti da tutta la valle e i dintorni. Il torneo è stato animato con della musica e un buffet fatto dalla consulta di Terlago. Ci siamo divertiti molto e speriamo di farlo anche l'anno prossimo. Ciao! Quest'anno abbiamo fatto giocompiti per la terza edizione, abbiamo aggiunto due date in più e abbiamo fatto più attività all'aperto come all'Acro Park o la gita finale alla manga di Terlago. C'è stata molta partecipazione, infatti abbiamo avuto tutte le date, 25 bambini. È stato molto impegnativo, ma ci siamo molto divertiti e abbiamo avuto un buon rapporto con i bambini. E speriamo di continuare in futuro questa attività perché ci piace molto. Radicchio! Quest'estate a settembre abbiamo fatto una settimana in biofattoria a Treviso dove abbiamo raccolto radicchio, curato le erbacce e tenuto anche dei bambini della biofattoria. Una volta, anche quest'estate, come facciamo spesso, siamo stati in biblioteca per delle letture animate ai bambini più piccoli della scuola materna o della scuola elementare. Saluta. Ciao. 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 Bella. Come ti chiami? Nicola. Celeste. Andrea. Sonia. Miracci. Filippo. Gabriele. Diego. In una parola, cos'è per te il gruppo giovani? Per me il gruppo giovani è attivazione. Per me il gruppo giovani è energia. Beh, per me il gruppo giovani è come un imbuto dove i problemi della molti si riscontrano nei poveri, dei pochi, e poi i pochi risolvono per i molti. Divertimento. Gruppo. Secondo me il gruppo giovani è un gruppo di amici. Allegria. Gruppo di amici. Qual è la tua attività preferita del 2015? L'attività preferita per il 2015 è giocompiti. E le letture in biblioteca. La biofattoria. Giocompiti. La mia preferita è giocompiti. Biofattoria. Giocompiti. Beach volley. Cosa ti aspetti per il 2016? Sicuramente andare avanti con giocompiti. Continuare il nostro percorso con questo entusiasmo. Beh, io spero che nel 2016 riusciamo ad aumentare il nostro contributo all'interno del comune e della valle. Sì. Tante bellissime nuove attività. Tanti nuovi progetti e attività. Molti nuovi progetti. Nuove attività e un po' più di concentrazione. Che ci sia un po' più di animazione. Maggior partecipazione.